e sarei qui ad ascoltarvi per ore, veramente, soprattutto le esperienze imprenditoriali di giovani imprenditori che si affacciano appunto a questo tipo di attività. Non voglio eludere la domanda, ma le sollecitazioni sono state veramente tante, quindi cercherò di per flash, perché i temi sono veramente tanti. Allora, l'università soltanto recentemente, parliamo degli anni 90, si è incominciata a interrogare rispetto ai processi di innovazione, delle conseguenze che questi processi di innovazione avevano sulla nascita di realtà imprenditoriali, ecco, che ruolo potesse giocare. Si parla oggi di terza missione, ma questo esperimento all'interno del mondo universitario è giovane, è recente. Io sono stato, ho avuto la fortuna di essere il presidente di uno dei primi centri di innovazione all'interno dell'Università di Messina, di start-up. Diciamo che questa attività non era nelle corde dell'università. L'università tradizionalmente, lo diceva benissimo la mia collega, l'università fa didattica e ricerca. Fare impresa è un'altra cosa. Quindi diciamo questo processo è cominciato veramente in quadra recente, però ha preso piede e oggi possiamo dire che dentro il mondo universitario l'attenzione verso questi temi è davvero importante, è davvero importante. Il tema è la domanda di innovazione. Cioè, da cosa nasce la domanda di innovazione? Perché oggi l'università è anche un centro in cui molti dei nostri studenti, per il tipo di attività che fanno, di ricerca che fanno, è che esprimono la domanda di innovazione. Ma la domanda di innovazione, più delle volte, nasce anche da un sistema produttivo che per stare sul mercato, per stare a essere competitivo, domanda innovazione. Abbiamo ascoltato qua più un po' fa, qua sull'innovazione di processo, che veniva dalla conoscenza di un settore particolare, quello sanitario, l'esigenza di una normativa che incentivava, no, un certo tipo di comportamento di innovazione, è una risposta che da una persona professionista che opera nel mondo del lavoro, ecco, innova il processo e poi lo sostiene e lo porta avanti. Allora, il territorio, da questo punto di vista, poi ritorno sull'università, è scarso, non domanda innovazione, non c'è molta domanda di innovazione. E io molte volte vedo gli imprenditori venire in dipartimento, io adesso da qualche mese dirigo il dipartimento d'economia, soltanto quando c'è la possibilità di rispondere a un bando europeo. Allora, in quel caso, spunta la domanda di innovazione, che capite bene è una domanda falsa. Io non darei soldi pubblici a chi fa, vuol dire, esprime una domanda di innovazione in risposta a un bando. Cioè, la domanda di innovazione deve precedere la possibilità poi di ricevere finanziamenti. Perché noi sistematicamente cosa vediamo? Facciamo i progetti, per la durata dei progetti ci conosciamo, ci frequentiamo, ci facciamo dei progetti assieme, dopodiché fine il progetto, ciao io. Ci siamo visti, forse ci rivediamo un'altra. Se poi guardate le misure in termini di occupazione, di opportunità di lavoro create, pochissime. Quindi quella è una finta domanda di innovazione che a mio modo non va finanziata. Allora il problema è perché questo sistema produttivo non domanda innovazione? È perché non c'è un sistema produttivo probabilmente in maniera strutturata, solida, efficiente. E se c'è, è talmente piccolo che non ha quelle risorse finanziarie per sostenere i processi innovazionali all'interno. E qui c'è un secondo elemento che ci gioca contro, quello culturale, perché io difficilmente incontro imprenditori che si sono ritrovati insieme, perché legati dalla stessa filiera magari produttiva, e si sono incontrati per fare loro insieme attività di ricerca e innovazione. Io da solo non ce la faccio, però quella innovazione ha effetti non soltanto sul mio settore produttivo, ma anche sul tuo, sulla meccanica, sul prodotto, sul processo. Allora ci mettiamo insieme, uniamo le forze, le risorse finanziarie, sosteniamo questo processo innovativo, perché poi ha effetti su tutta la filiera. Mettere insieme imprenditori è difficile. Molto difficile, non so perché, questo dovete un po' aiutarmi voi a capirlo. Naturalmente.
sicuramente più di Reggio Calabria, perché insomma mi trovo lì, e in ultima, non per ultima, appunto con Umberto Barreca, che è diventato, solo dopo che io l'ho conosciuto, il presidente dei giovani imprenditori a Reggio, con cui appunto proviamo a mettere in campo quello che oggi si dice dover essere la tendenza del futuro, cioè la capacità di produrre innovazione tra quello che qualcuno direbbe siamo a 500 anni dalla morte di, appunto, di Leonardo da Vinci, tra quello che qualcuno direbbe la coppia perfetta, che è appunto il genio e l'impresa, no? Non perché io sono il genio dell'impresa e l'impresa, ma perché dico questa cosa perché ultimamente, per esempio in Lombardia, stanno facendo tutto un ragionamento su come l'innovazione può avere una sicura accelerazione, quindi la competitività, che è uno dei temi di cui si discute oggi anche qui, attraverso questa coppia magica, perché voi sapete che spesso si dice sicuramente chi è competitivo non lo può essere da solo, non è solo il visionario, di solito è un team. Adesso c'è una terza via cosiddetta per il cambiamento, per tutti coloro che vogliono fare cambiamento, che è quella di riprendere un po' quel rapporto, anche quel rapporto importantissimo. Insomma, se Leonardo da Vinci fosse stato da solo e non avesse avuto, incontrato Ludovico e il Moro, non avremmo avuto il Codice Atlantico, che è ancora una delle più grandi opere, direi, di Industria 4.0 ante litteram, in cui il manufatturiero, le macchine avevano un senso perché erano introdotte in una filiera di innovazione, di disegno, di produzione della scienza. E questo è il ruolo che dovrebbero svolgere i centri di ricerca, sia quelli, diciamo, pubblici, statali, sebbene ne sono rimasti pochi nel nostro paese, anche questo è un indicatore, sicuramente le università, e assieme appunto alle imprese. Vi devo dire che nella mia esperienza questo naturalmente, sebbene è una bellissima avventura, è anche molto faticosa, perché spesso quando si esce da un'esperienza positiva o si è in corso un'esperienza positiva come quella che io porto avanti nel mio dipartimento, che come si diceva un dipartimento architettura e territorio, quindi che abbraccia più scale dello sviluppo del territorio, che ha degli spin-off, che ha un grande laboratorio importante, che ha anche una start-up, perché è la start-up che oggi è anche presente qui, che lavora anche con me, con Umberto Barreca, al progetto POR. Quando si è dentro un'esperienza positiva sembra che tutto, è perché tutto ha funzionato, di fatto è perché invece ci sono state quelle giuste direzioni prese da entrambi, dalla coppia che funziona, dove dietro la coppia, dietro l'imprenditore e dietro il genio, la scienza, c'è un gran numero di persone che porta avanti tutta la baracca, e perché invece più che ritrovarsi sull'idea, mi pare appunto che idea e competitività sia anche il tema di questo nostro confronto, più che ritrovarsi sull'idea ci siamo ritrovati sulla direzione, nel senso sulla direzione da prendere, anche sugli errori, no? Soprattutto sugli errori, perché quando uno non riesce deve avere una giusta direzione. Per avere una giusta direzione è indubbio che bisogna avere a cuore il risultato che va oltre il risultato del momento. Il tema della competitività nel nostro paese è un tema che forse è riaffiorato un po' con appunto l'idea di questo rapporto conoscenza pubblica, quindi centri di produzione della conoscenza e settore imprenditoriale, un po' è emerso un po' con Industria 4.0, no? Dove si è molto investito anche sulla nascita delle start-up, sulle PMI innovative, sul fatto che anche appunto associazioni, aggregazioni, che è appunto persone che hanno a cuore anche un mercato in cui inserirsi, si diano questa direzione giusta.